arriva dall'Asia centrale, poi si è diffusa soprattutto verso la Cina, l'India, per questo cannabis indica, perché da quelle zone arrivava la canapa che meglio si era conosciuta a quell'epoca, perché aveva delle caratteristiche interessanti. Poi arrivò da noi attraverso gli sciti e i romani lo usarono molto diffusamente per realizzare cordami, vele e soprattutto per un uso tecnico della fibra. Piccola descrizione botanica, appartiene a una famiglia abbastanza ristretta delle cannabacee. L'altra pianta importante di questa famiglia è il luppolo humulus, che ha la caratteristica, come la canapa, di contenere, di produrre dei terpeni. Terpeni sono le sostanze che danno il profumo, l'aroma, e come il luppolo anche la canapa può dare l'aroma e il profumo alla birra. Infatti troverete, avrete già visto, birra aromatizzata alla canapa, per cui o miscelata con luppolo o anche solo con canapa si può ottenere una bevanda o delle bevande gradevoli. L'altra famiglia di molecole molto interessanti e unica famiglia di molecole prodotte da questa pianta sono i cannabinoidi. Dalla cannabis, appunto, nel luppolo non ci sono. I cannabinoidi sono quasi un centinaio e solo alcuni di questi hanno attività psicotropa, come il delta 9 tetraidrocannabinolo, che in breve si è indicato con la sigla THC, è una molecola psicotropa. Ce ne sono molti altri che non hanno questa attività, ma comunque hanno delle caratteristiche affini, attività e proprietà biologiche simili al THC. Queste si accumulano in queste strutture che sono prevalentemente concentrate sui fiori femminili o sulle parti apicali della pianta quando è matura, quando comincia a produrre il seme. Però già 3.000 anni fa c'era la conoscenza e l'uso della cannabis per le sue proprietà terapeutiche. Questa è una tomba che è stata ritrovata nel deserto della Cina, verso il nord della Cina, in una zona molto arida, e la verifica, il fatto che era usata per queste proprietà, perché la persona che era stata sepolta per tutti gli oggetti che aveva attorno a sé per il vestiario era stata classificata come un guaritore, come un medico dell'epoca, e a fianco in basso c'era una ciotola con circa 800 grammi di resti vegetali che poi sono stati identificati proprio da un collega che lavora a Bologna nello stesso centro presso io dove lavoro, è stato determinato attraverso il DNA che era proprio cannabis. E non era certo conosciuta all'epoca come fonte di fibra, perché altre parti degli oggetti trovati nella tomba non erano derivati dalla canapa, erano usate come corde, come altri prodotti. Per cui era tipicamente lì per dare la possibilità al defunto di avere una buona scorta, perché 800 grammi era un buon quantitativo, per affrontare il suo viaggio nell'aldilà. E lui la usava per curare i suoi, diciamo, pazienti. Da noi in Italia l'uso terapeutico iniziò già a metà degli anni 800 con Carlo Erba, che attraverso dei colleghi medici incominciarono ad applicarla come estratti preparati, facevano dei sciroppi, tinture. Qua è un piccolo scherzo, Carlo Erba in inglese è Grassi, io mi chiamo Grassi, e mi piacerebbe, ecco, avere una correlazione rispetto a questo. È il signore che ha creato l'azienda farmaceutica più grande in Italia, adesso è di proprietà di altri, non so esattamente, ma ha lasciato il segno proprio nel settore farmaceutico. Io ho trovato poi in un mercatino un manuale della Wellcome, che adesso è nel gruppo Glaxo, Smith & Kline, si sono messi insieme. E questa è stata pubblicata nel 1941, per cui sicuramente era in uso per i medici anche fino agli anni 50,
E in questo manualetto ci sono le diverse applicazioni. Tipicamente era usata per controllare le convulsioni della rabbia, l'insonnia, appunto, anche per i calli. Non so, ma deve essere molto efficace, perché ho trovato diverse preparazioni che venivano usate, la tintura, per eliminare i calli. Ma ho riportato solo la parte, sono 7-8 i casi in cui, adesso lì dove c'è l'asterisco c'è scritto canape indiana tintura per l'insonnia. Considerate che per l'insonnia, vediamo se è qua, e per alcune patologie vengono usate quantità incredibili di benzodiazepine, di sostanze che sono largamente usate anche per il controllo del dolore. Ad esempio, questa categoria dei farmaci usati per controllare il dolore, lo stress e alcune, anche il mal di testa, ma fondamentalmente poi anche l'insonnia, coprono circa l'80% di tutto il consumo mondiale di farmaci, di pillole per il dolore, viene usata dagli americani. E molte di queste poi diventano oggetto di abuso, cioè diventano dipendenti di queste sostanze i pazienti. E esagerando con questi farmaci si arriva ad avere anche fino a 14.800 morti per l'uso di Codin, che è il famoso farmaco che usa il dottor House, o chiunque. Mia madre, ad esempio, è imbottita di benzodiazepine tipo Xanax o famosissimo Valium, usati in moltissime occasioni. Ecco, si diventa dipendenti di questi farmaci, ma il problema di diventare dipendenti comporta poi aumentare via via la dose e arrivare anche alla morte, come ad esempio Michael Jackson ha esagerato con farmaci simili a questi o simili agli oppioidi. In Europa sono 6.500 gli individui che muoiono a causa di una eccessiva dose di questi tipi di farmaci. E invece con la canapa non c'è prova accertata che qualcuno sia morto per un overdose di cannabis. E con la cannabis si potrebbero, per buona parte o per una certa quota di usi che ne fanno questi pazienti, la canapa potrebbe essere un valido sostituto, per cui sicuramente togliere una fetta di questi farmaci e sostituirli con la cannabis comporterebbe una riduzione del numero dei morti per anno sia in America ma soprattutto anche in Europa che si riguarda. Per cui la cannabis è pericolosa. Se andiamo a vedere, questo è un lavoro riportato su una rivista, non dico tra le ultime, ma tra le prime a livello medico, hanno fatto una considerazione relativa al danno fisico, sociale e di dipendenza. Considerando queste tre categorie di effetto, si è visto che la cannabis si colloca ben al di sotto dell'alcol e del tabacco. E subito vicino alla cannabis ci sono, ben più in su ci sono i barbiturici, che sono al terzo posto, e poi ci sono anche le benzodiazepine in mezzo. Adesso senza occhiali non riesco a vedere, ma ovviamente le anfetamine. E la cannabis si colloca in una posizione certamente non pericolosa, non una posizione così pericolosa come l'alcol o come il tabacco. Però nonostante questo sono stati diffusi dei pregiudizi che neppure le prove più evidenti sono riuscite a far cambiare idea alla gente, che è stata in qualche modo plasmata verso gli anni 50-40 in America, prevalentemente partito questo trend, seppure già nel 75 c'erano evidenze da parte di ricercatori affermati che hanno pubblicato su riviste autorevoli le indicazioni che i cannabinoidi avevano delle attività anticancro. Nonostante questo i pregiudizi si sono protratti per un lungo tempo. Queste sono invece delle evidenze che ho rubato la settimana scorsa al convegno internazionale, dove anche i cannabinoidi che vi dicevo non stupefacenti, come ad esempio il cannabidiolo, che è il cannabinoide più presente e che raggiunge elevate concentrazioni proprio nella canapa da fibra, la canapa ad uso agricolo,
ha dimostrato degli effetti molto importanti per controllare alcune linee tumorali. Ad esempio a sinistra, nel riquadro di sinistra, è la coltura di cellule tumorali senza nessuna sostanza aggiunta. Invece a destra abbiamo con l'aggiunta del cannabidiolo. Vedete che l'allungamento e il cambiamento di forma dove non c'è sostanza, cioè dove c'è scritto no drug, è un indice di sviluppo e di utilizzazione dello spazio e dei nutrimenti che la linea cellulare senza nessuna sostanza normalmente assume. Invece a destra viene quasi totalmente bloccata. E in vivo, cioè quando questa linea cellulare viene iniettata nel topolino, in questo sono particolari topi che sono molto sensibili allo sviluppo di questi tumori, si vede nei due topolini a destra il tumore cresce e crea un agglomerato e un tessuto molto abbondante, invece a destra è pressoché assente. Per cui il cannabidiolo, che non è stupefacente, che è un prodotto della canapa, ha dimostrato e sta dimostrando delle attività antitumorali molto importanti. Poi ci sono le reazioni di alcuni opinion leader, quelli che fanno di fondo le notizie, come ad esempio il National Cancer Institute, che è ovviamente un autorevole istituto di ricerca sullo studio del cancro, che se vedete a destra, forse si riesce a leggere, nel 2011, nel marzo del 2011, affermava nelle ultime righe nel riquadro rosso che i cannabinoidi o la canapa medicinale non solo ha degli effetti sui sintomi, sul trattamento dei sintomi, ma anche delle possibilità di effetti diretti contro il cancro, cioè attività antitumorale. Questo dopo due giorni che è stato pubblicato, è stato rimosso e adesso se voi andate nello stesso sito, National Cancer Institute, si dice in fondo che i cannabinoidi hanno delle buone attività contro i sintomi per trattare i sintomi del cancro. Cioè l'attività anticancro è sparita nel giro di due o tre giorni. Sicuramente non perché hanno cambiato idea i ricercatori del cancer, ma gliel'hanno fatto cambiare sicuramente e l'hanno rimossa. Ecco, della canapa, che magari conoscete, questa è la cima di una pianta fiorita quasi matura, si utilizza e si va alla ricerca di quello che si usa, la parte più ricca, che è quella apicale del fiore, che viene su essiccata e conservata. In questa parte, nella pianta di canapa, ci sono tantissime sostanze, ne sono state identificate 700, e non dico buona parte di queste, ad esempio all'interno della famiglia dei terpeni, dei flavonoidi, ci sono delle molecole che hanno anche loro delle attività, anche se hanno delle attività terapeutiche importanti. Per cui, oltre alla famiglia dei cannabinoidi, che sono quelli di maggiore interesse in questa per il fatto che si usa cannabis, sono fondamentalmente i cannabinoidi che si vogliono sfruttare, però anche il contributo dei flavonoidi, dei terpeni e di altre molecole presenti è significativo. Del delta 9 si conosce la struttura, ma abbastanza recentemente, nel 64, è stata identificata e ne è stata fatta una medicina, ma in maniera proprio venale. L'azienda che l'ha diffusa come medicina si è inventata una sintesi in laboratorio di una molecola identica, ma facendo così ha potuto brevettarla. Per 25 anni ha avuto l'esclusiva di vendita di questo farmaco Marinol. Adesso è scaduto il brevetto, per cui il THC, che era quello della pianta ed è presente in questo farmaco, ora può essere venduto come generico. Però in molti studi si è dimostrato che il Marinol, cioè il farmaco sintetico, non era identico alla cannabis nella sua attività, perché nella cannabis entravano in gioco anche le altre molecole, cioè l'effetto del fitocomplesso, cioè dell'insieme di più sostanze che insieme hanno un effetto sinergico, si combinano e si potenziano, per cui il risultato finale è che le persone, i pazienti, quando usavano il Marinol avevano sì un effetto, ma prevalentemente e unicamente derivata da quella molecola, dal THC,
con i pro e i contro di dell'uso di quella molecola. Invece con la cannabis l'effetto era molto più apprezzato, sia per la potenza, ma sia anche per la gradevolezza, per i minori effetti collaterali e tutto quanto. Il Marinol era registrato già dal 1985, ovviamente nel mercato più grande per il settore farmaceutico, quello americano, è riconosciuta dal Federal Drug Administration, per cui non si poteva e non si può dire che il THC e che i derivati della canapa non hanno effetti o sono degli effetti così blandi, perché il Federal Drug Administration è certamente un organismo più autorevole che ha accertato e approvato che il marino, il THC, identico a quello che c'è nella pianta, aveva un'attività. A quell'epoca era stato registrato per togliere gli effetti della nausea, del vomito, quando il soggetto fa ad esempio chemioterapia, oppure quando è affetto da AIDS, che non ha, è inappetente, ha una sindrome che è di debilitazione, perdita di peso, con il THC alleviava e riduceva questi effetti negativi della malattia. Qua sono uno schema di come si originano i diversi cannabinoidi, sono riportati i tre principali, il delta 9 a sinistra, il cannabidiolo al centro, il cannabicromene alla destra. Ne hanno trovati 101, però quelli che raggiungono delle concentrazioni significative nella pianta saranno una decina, ecco, che possono essere sfruttati e estratti in modo conveniente. Qua una visualizzazione di come si possono separare e colorare i diversi cannabinoidi. Questo è fatto su una superficie di gel di silice che permette la separazione e la colorazione distinta. Vediamo in alto le molecole quando sono neutre e in basso invece la forma acida. La forma acida, questa è una cosa abbastanza di recente interpretazione o riconoscimento delle proprietà dell'acido, quando la molecola è intatta, quando è ancora nella pianta, in uno stato fresco e non viene modificata ad esempio dalla temperatura, invece diventa neutra e attiva e cambia completamente la sua azione quando viene riscaldata. Per cui, per ottenere queste due tipologie di prodotti, il materiale deve essere riscaldato, decarboxilato, insomma un'operazione di modifica che è la stessa però che avviene nella sigaretta, nello spinello, quando viene inalata e utilizzata, cioè deve essere portata a una temperatura almeno superiore ai 150-200 gradi. Proprio perché ci sono tutte queste combinazioni di molecole, alcuni autori hanno utilizzato la composizione chimica per distinguere, per classificare le diverse specie. Dalla morfologia, di solito i botanici raggruppano le piante dall'aspetto della foglia, del fiore, del seme, però la canapa è talmente eterogenea, talmente una combinazione di tanti individui che variano più o meno in funzione del luogo dove sono state selezionate e cresciute, che è molto difficile, se non impossibile, trovare un modo di classificarlo sulla morfologia, sugli aspetti che la pianta può avere. Per cui hanno tentato, e secondo me con un buon risultato, di procedere a una suddivisione dei diversi tipi di canapa sulla base del loro contenuto chimico, cioè proprio dei cannabinoidi, visto che ce ne sono un buon numero. Andiamo al che cosa sappiamo e come li abbiamo utilizzati i cannabinoidi. È partito tutto abbastanza recentemente, dopo gli anni 65-70, con la scoperta dei cannabinoidi e poi dei recettori nel cervello, che sono poi distribuiti su tutto il nostro corpo e soprattutto nel sistema immunitario. Questi recettori sono come delle serrature collocate sulle cellule e quando ricevono la loro specifica chiave, in questo caso i cannabinoidi, e nel nostro corpo, se non assumiamo i cannabinoidi della pianta, li produciamo autonomamente, che sono appunto gli endocannabinoidi, come l'anandamide e il 2-archidonoil glicerolo. Queste molecole hanno un'azione particolare su funzioni fondamentali come l'appetito, come il dolore, come lo stato psicologico di benessere o di depressione, cioè sono fondamentali per la nostra vita. Se questi endocannabinoidi non sono in un giusto equilibrio oppure sono alterati da un processo di
di una patologia, da uno stato infiammatorio o da qualunque altra causa che abbia sbilanciato questo equilibrio, noi possiamo intervenire con i fitocannabinoidi, cioè dei cannabinoidi prodotti, introdotti dall'esterno, per riequilibrare questo sistema. Per cui è un qualcosa che noi abbiamo internamente e che possiamo gestire, e perciò adottare una terapia, una medicina a base dei cannabinoidi, perché influenziamo questo meccanismo, appunto, degli endocannabinoidi, che è distribuito in molti tessuti, fondamentalmente nel cervello, nell'intestino, nel sangue, in molti organi, quasi tutti gli organi del nostro corpo, con due tipologie di serrature, di che sono chiamati recettori, che sono il CB1 e il CB2. Il CB1 è prevalentemente presente nei tessuti del cervello, nel cuore, nell'intestino, nella vescica, e il CB2 nel sistema immunitario, nella milza, nelle tonsille e in tanti organi. Dato che sono così distribuite e interessano un gran numero di organi, poi le patologie, che sono una conseguenza di un'alterazione di uno o più di questi organi, sono numerose e tutte possono essere in qualche modo gestite o controllate o influenzate dall'azione della cannabis terapeutica. In questo caso gli americani usano prevalentemente il termine marijuana, ma a mio modo di vedere sarebbe corretto, cioè preferibile non abusare del termine marijuana, ma cannabis mi piace di più, insomma, dà un'idea un pochino più scientifica e meno volgare del termine che descrive questa pianta. Ecco, come vedete ci sono patologie associate a stati infiammatori, come l'artrite reumatoide, molto importante e ultimamente sta riscuotendo molto interesse per la cura della sclerosi multipla, l'Alzheimer, che non è poco, il morbo di Parkinson, che qua non è indicato, ma ci sono delle evidenze, che anche il prurito, che sembra una stupidaggine, però mi è capitato in certi periodi, in certe situazioni, forse lo stress, forse le cose che affrontavo durante il giorno si tramutavano, diventavano un problema di prurito ed è una cosa fastidiosa, cioè ti innervosisce, non riesci poi a dormire bene, e vi assicuro che è molto efficace anche per controllare il prurito. Qua è un report di un'indagine che è stata fatta, se fosse in Windows si vedrebbe qualcosa di più, ma ogni fetta della torta di diversi colori rappresentano una particolare patologia. Quella più rappresentata, cioè il motivo per cui i 102 pazienti che hanno risposto a un questionario anonimo indicando per quale patologia utilizzavano la cannabis, avrebbe dimostrato che sul viola c'era la sclerosi multipla, il rosso epilessia, ma quella è perché era un po' sovrastimata, in quanto uno dei pochi medici che in Italia prescriveva la cannabis era uno specialista in epilessia, un epilettologo infantile anche. E poi gli altri sono altre patologie che adesso non ricordo, ma fondamentalmente qua a destra, che si riferisce, scusate, era la verde in basso a sinistra, che è la parte relativa all'epilessia. Il rosso rappresenta la quota del uso per dolore, per contrastare il dolore, e i casi di controllo del dolore con la cannabis comprendevano l'artrite reumatoide, cefalea, l'arto fantasma e tutta quella che c'è a destra, per cui il rosso è l'insieme, la sommatoria di tutti i pazienti che lo usavano per i motivi che sono riportati lì a destra. Ecco, l'associazione cannabis terapeutica, di cui io mi onoro di far parte del comitato scientifico, e oltre a chiedere per che cosa usavano questi pazienti la cannabis, aveva chiesto dove la trovavano. E se guardate, per fortuna si vedono le scritte, autoproduzione, mercato nero autoproduzione, estratto autoprodotto, importati dall'estero, era solo una parte, circa un 20%, e poi altri che non rispondevano. Cioè,
la stragrande maggioranza del prodotto era ottenuto in forme non ufficiali, e, insomma, arrangiandosi e recuperando prevalentemente dal mercato illegale. Però la canapa da strada non è un'alternativa ovviamente che si può accettare, si può approvare, perché comporta il rischio di assumere sostanze prodotte da qualsiasi individuo che non ha neanche nessuna condizione di che cosa sia tossico o non tossico, che può avere poi il risultato di produrre cannabis con residui di prodotti chimici, pesticidi, ormoni, perché se la persona deve far soldi non gli interessa se applica un insetticida o un fungicida una settimana dal raccolto, se rischia di perderlo lui lo applica, se cosa mi interessa se poi qualcuno se lo fuma o se lo mangia. Additivi poi vengono aggiunti anche per dare colore, per appesantire soprattutto, perché lo vendono a peso, per cui più uno lo fa diventare pesante più ci guadagna, e anche i metalli pesanti, perché se poi usano qualunque tipo di fertilizzante o qualunque tipo di sostanza che incrementa la produzione, ci può essere poi traccia nel prodotto finale. E poi ci sono dei rischi concreti, legali, perché se uno frequenta quel tipo di ambiente e persone rischia di andare nei pasticci per la legge, ma anche quasi sicuramente andrà incontro a variabilità di prodotto che recupera. Un giorno arriva dall'Albania o dal Marocco o da qualunque e avrà delle concentrazioni, delle composizioni completamente diverse. E poi quasi sicuramente il rifiuto di essere assistito dal proprio medico, perché se uno va a dire che si sta curando con un prodotto che glielo produce il pusher del momento, questo dice: beh, allora arrangiti, cioè io non ti seguo, non può essere. Non ci può essere un medico che accetta l'idea che il paziente si curi da solo, si faccia la terapia, si inventi una dose con qualcosa che non è identificato e non è ben conosciuto. E allora qualcuno ci ha pensato a trovare una soluzione. I primi sono stati a partire dal 2001 e poi hanno dato via a questa soluzione nel 2003, sono stati gli olandesi che hanno creato questo circolo che comprende in primo posto i pazienti e attraverso l'azione di un ufficio della cannabis medicinale. Questo ufficio, tenete ben presente, è all'interno e gestito dal Ministero della Salute olandese, per cui non hanno aspettato che qualche privato, che qualcuno, cioè lo stesso ministero olandese ha aperto questo ufficio, perché è previsto da un trattato che hanno firmato una settantina di paesi, tra quelli sviluppati, compresa l'Italia, l'America e l'Olanda, hanno firmato un trattato che prevede che quando un paese decide di produrre sostanze stupefacenti, la produzione, la gestione e la trasformazione di queste sostanze deve essere censita e registrata attraverso un ufficio specifico. E questo ufficio può avere anche la funzione di produrlo, o solo di registrarlo, ma anche di produrlo. In Olanda si è fatto carico di questo compito individuando un produttore, che è il Bedrocan, un'azienda che fa questa produzione in Olanda, fa la materia prima, la pianta essiccata, e poi questo prodotto passa all'Eco Pharmaceutical, che è un'azienda farmaceutica, che è in grado poi di confezionarlo, sterilizzarlo, prepararlo e marcarlo con un'etichetta dello stesso Ministero della Salute olandese. Per cui alla fine si chiama Bedrocan, ma il responsabile è il Ministero della Salute. Chi tutela il paziente e il consumatore è proprio il Ministero stesso. I medici devono prescrivere, sono gli unici autorizzati a prescrivere questo prodotto, viene analizzato e controllato da un laboratorio indipendente da Bedrocan, che è il Pharmalize, e il tutto è supportato e seguito da un'università per la parte ricerca. Loro fanno, al momento, hanno aggiunto un altro prodotto, proprio inizieranno a distribuirlo questo mese, per cui sono 5 le tipologie di cannabis che producono, e queste sono caratterizzate per avere i primi 3 quasi esclusivamente il THC, cioè la molecola più nuova, quella che è l'azione stupefacente, e l'ultimo, Bediol, invece contiene circa la stessa concentrazione, 6 e 7,5, del THC e del CBD.
I costi sono questi, cioè 5 grammi circa 40-45 euro, cioè significa appunto meno di 10 euro al grammo. Da noi, sotto, quando viene importato, perché l'unica cosa che riusciamo a fare al momento è di andarla a comprare in Olanda e di rivenderla attraverso le farmacie, il prodotto viene a costare dai 35 ai 40 euro al grammo, cioè più dell'oro. Perché i signori olandesi lo vendono a 7-8 euro al grammo all'importatore grossista italiano, che per i costi di importazione e trasporto raddoppia il prezzo, per cui da 16-9 diventano appunto 16 euro al grammo. Poi il grossista lo vende al farmacista, che fa l'altrettanta azione di raddoppiare il prezzo, per cui arriviamo appunto tra i 35 e i 40 euro al grammo. Perciò abbiamo immaginato invece un percorso simile anche per l'Italia, partendo dal fatto che alcune regioni come la Toscana, poi il Veneto, la Puglia e le Marche, Liguria, Friuli, Venezia e Giulia hanno approvato una legge proprio per dare una mano ai pazienti, per far arrivare questi farmaci a base di cannabis. Noi che non dovevo scriverlo, ma fate finta che non ci sia scritto, un produttore fa la cannabis medicinale e lo passa a un'azienda farmaceutica, che è lo stabilimento chimico farmaceutico di Firenze. Questa è la parte dell'Agenzia delle Industrie della Difesa, che ha il compito di produrre i farmaci per l'esercito, e anche nel suo statuto il compito di dedicarsi ai farmaci orfani, che sono quei farmaci che non interessano le aziende private, perché sono dedicati, destinati a un numero limitato di pazienti, di soggetti, per cui sono poco interessanti da un punto di vista, non hanno una ricaduta economica interessante, per cui nessuno li farebbe, e loro si fanno carico di fare questa lavorazione e produzione appunto dei farmaci orfani. E una volta che l'istituto, cioè il centro di Firenze, ha sviluppato e ha fatto, come in Olanda, il prodotto uso farmaceutico, perché eventualmente il produttore fa un prodotto che la materia prima è vegetale, non grado farmaceutico, è proprio la materia grezza su cui lavorare, poi viene controllata, in questo caso dovrebbe essere il CNR, che viene verificato e controllato dall'AIFA e che dà l'attestazione che il prodotto ha certe caratteristiche, cioè la composizione, l'assenza di sostanze contaminanti, metalli pesanti, il grado di contaminazione microbiologica deve essere più bassa possibile, cioè deve stare entro dei limiti ben definiti, che sono quelli previsti per le sostanze ad uso umano, come farmaci ad uso umano. Poi ci sarebbero delle altre università che più o meno si sono interessate in questi ultimi anni di ricerca per quanto riguarda la cannabis. Quello che c'è di diverso dal club, diciamo, italiano rispetto a quello olandese è fondamentalmente il fatto che noi, tra i possibili tipi di canapa, potremmo avere a disposizione non solo il THC o il CBD come hanno loro, ma potremmo recuperare dei materiali, abbiamo dei materiali selezionati che contengono il cannabigerolo, CBG la sigla, il THCV che sarebbe tetraidrocannabidirina, cannabidivirina che è un altro cannabinoide, e poi abbiamo anche una pianta completamente esente da cannabinoidi. Voi direte, ma cosa ve ne fate di una pianta che non è cannabinoidi? Serve anche quello, perché nei trial clinici è sempre necessario fare un confronto tra il trattamento con il prodotto, col principio attivo, e il non trattamento. In questo caso è proprio la canapa, con tutti gli altri componenti, i terpeni, la sua struttura, il suo aroma, l'odore, ma senza i cannabinoidi che hanno l'azione. Per cui stiamo cercando anche nel nostro paese di attivare questa azione di cooperazione tra governo, produttore e ricerca, perché è necessario fare un grosso lavoro prima di tutto per informare i medici, perché sono prevalentemente ignoranti sulla materia, non sanno prima di tutto se si può usare, dove si va a trovare un farmaco a base di cannabis. Veramente, se chiedete a 100 medici dove possiamo recuperare, forse il 90% vi diranno: ma io non so dove andare a recuperare questi farmaci, se esistono, se sono legali o cose di questo genere. Poi è necessario promuovere appunto l'uso, sviluppare diversi prodotti, offrire una gamma a prezzi ragionevoli, a prezzi che non siano esorbitanti, di questi farmaci, fare un continuo aggiornamento,
divulgare queste notizie attraverso i media e anche affrontare certe discussioni aperte con chi è all'opposizione rispetto a queste strategie, come tipo il Dipartimento di Politica Antidroga, che per antonomasia sono contro l'uso e anche contro l'idea di usare la medicina o il potenziale terapeutico della cannabis, perché secondo loro è un modo per sdoganare questa sostanza da un uso, diciamo, illegale, come vorrebbero. Sono concentrati a considerare la cannabis e non lo vorrebbero far apparire come qualcosa invece di utile, di utilizzabile, di positivo per una classe di persone. Quanto può valere la cannabis medicinale? Questa è una cosa un po' voluttuaria, cioè venale, ma tanto per dirvi che c'è interesse, sono coinvolte tutta quella sfilza di aziende farmaceutiche. Per il Sativex sono stati investiti 100 milioni di sterline, cioè il primo farmaco prodotto da estratti naturali di canapa. Hanno pensato e investito realmente 100 milioni di sterline. Poi ci sono già dei brevetti e tutta una serie di applicazioni. In Italia noi stiamo pensando di fare qualcosa, perché comunque sappiamo, adesso lì non si leggono i numeri, ma sono riferiti a tutti gli ultimi anni. L'ultima colonna a destra sarebbe 2013, per cui 2012, 11, 10 e così via, e vedete che il totale delle richieste, ci manca un 2 davanti, ma sarebbero 214, 213, 216, 225, cioè il nostro ministero tutti gli anni deve compilare una per una per 270 volte la pratica dell'importazione dall'estero, però perché le nostre norme attualmente prevedono che i farmaci che sono disponibili all'estero possono essere importati a seguito però di questa procedura, che richiede almeno 3 mesi per essere completata, deve essere ripetuta ogni 3 mesi, perché il malato non può farsi una scorta o anticipare la richiesta prima di rimanere senza, per cui fa la richiesta, aspetta 3 mesi perché gli arrivi, il prodotto, la usa per 3 mesi massimo, poi finita può richiedere la domanda, rimane senza per altri 3 mesi e poi aspetta che gli arrivi, per cui proprio singhiozzo, con il costo tutto a carico suo, per cui oltre a diventare scemo per... E allora il Ministero adesso si è accorto che quel genere di lavoro è abbastanza gravoso per gli impiegati, per cui stanno cercando di scaricarsi un po' e finalmente sembrerebbero orientati a trovare una soluzione un pochino più accettabile da parte anche dei pazienti. Solo così, cioè con 270 pratiche annuali che svolgo, 150 di media, il mercato di queste sostanze è pari a circa 3 milioni di euro, perché se noi andiamo a vedere cosa consuma un malato cronico, ad esempio di sclerosi multipla, vedremo che di cannabis, solo di cannabis, le stime che sono state fatte possono corrispondere a circa un chilo e mezzo per ogni paziente, a 10 euro per grammo, che non sarebbero i 35-40, sono 10 euro che sarebbe il prezzo giusto di media a cui viene venduta la cannabis per uso terapeutico, salta fuori circa 3 milioni di euro. Qua è una casistica di ciò che avviene in Israele, che è un altro paese che si è dato una mossa negli ultimi anni. Sono circa 5.000 i pazienti che al 2011 usavano la cannabis per quel tipo di situazioni, come il controllo del dolore nel caso del cancro 2000, nella sclerosi multipla 150, i disordini neurologici o altre malattie 120 e 100, una cosa che hanno quasi esclusivamente loro e particolarmente frequente da loro è lo stress post-traumatico, a seguito di attentati, guerre e cose di questo genere, e trova la cannabis un interessante impiego in questo caso, Parkinson, gastro e così via. Loro sono 8 milioni, per cui su 8 milioni, solo così all'avvio, perché sono 2 anni che hanno avviato il programma, hanno già 5.000, noi siamo quasi 10 volte, 60 milioni di individui, per cui avremo probabilmente la necessità di trattare 40.000 o 50.000 pazienti, se fossimo allo stesso livello degli israeliani, non 250 come in realtà c'è adesso.
Cosa si sta facendo nell'ambito della ricerca? Sta cercando di produrre delle canape che hanno delle caratteristiche ben specifiche e attraverso il miglioramento genetico riusciamo a fare cannabis che hanno solo il CBD, il CBG, THC, cioè tutti i cannabinoidi che ci interessano. Si sta cercando di controllare anche altre sostanze come il GLA, sarebbe il gamma linolenico, questo è un componente che è presente nel seme, i terpeni e così via. Per far questo è assolutamente necessario essere autorizzati. Servono delle licenze che il Ministero della Salute concede solo per ricerca. Il prodotto, una volta ottenuto, deve essere obbligatoriamente distrutto, per cui tutto quello che facciamo poi viene incenerito. E abbiamo la possibilità di coltivare, queste sono le due caratteristiche fondamentali, le classifiche fondamentali, o alto contenuto di THC o basso contenuto di THC, cioè canapa tipo da droga o da fibra. E possiamo coltivare qualunque tipo di... Qua sono esempi di come può essere variabile la forma della pianta, da soggetti molto bassi, piccoli, con una forma molto compatta, fino a individui oltre i 3-4 metri. Ne abbiamo trovati circa 300 tipi diversi, raccogliendo da tutte le parti del mondo. Facciamo questo tipo di intervento, cioè da una singola pianta, perciò lavorando con una pianta, la canapa normalmente è in natura è dioica, è composta da 50% di piante maschili e femminili, e il lavoro sarebbe più complicato dovendo portare avanti due soggetti che devono essere selezionati e modificati. Invece con questa tecnica che consente di fare seme con un individuo solo siamo in grado di accelerare il processo di selezione. Qua dovrebbe rappresentare il rendimento in termini di peso di fiori secchi, che è la materia che si usa, di 16 diversi tipi di cannabis. Medialmente abbiamo nei nostri materiali, nelle nostre varietà selezionate, una produzione che va da 17-18 grammi fino a oltre 40 grammi per pianta. Su una superficie di un metro quadro ne coltiviamo 6, per cui fate voi i conti, si produce, si dice metro quadro, 400-500 grammi, dipende poi dalla tipologia della pianta, dalla varietà e tutto quanto. Qua invece è la concentrazione che abbiamo rilevato in quei genotipi e arriviamo a dei tipi che arrivano quasi a oltre il 20%, mediamente siamo sui 13-14% del THC. In questo caso tutte queste varietà erano state scelte per avere prevalentemente il THC. E se andiamo a vedere in Olanda, questo è un lavoro che è stato pubblicato nel 2006 da degli olandesi che hanno campionato in diversi negozi, i famosi coffee shop, il livello di THC, di presenza di questo cannabinoide nei prodotti. E vedete, immaginate di vedere che il più alto è attorno al 19-20% e mediamente questa fascia, questi prodotti contengono tra il 12 e il 16-17%, per cui non siamo lontani, siamo allo stesso livello dei prodotti che sono disponibili in Olanda per quanto riguarda il THC. Qua faccio velocemente vedere come si moltiplica. Per avere tutti gli individui uguali si clonano, cioè si prendono dei pezzettini da una pianta di origine, si chiama madre, la pianta di provenienza, dei frammenti, degli apici di rametti e vengono fatti radicare. Dopo 15 giorni sono già delle piantine che possono essere trasferite nei vasi. Qua nelle fasi di crescita l'ambiente ha la necessità di essere fornita di luci che possiamo programmare con un'intensità più alta possibile, simile a quella del sole, ma non ci si arriva mai con le luci artificiali. Qua abbiamo circa 24-25 mila lux e la temperatura sotto controllo, l'umidità, la fertilizzazione regolata e bilanciata con soluzioni adatte e anche la concentrazione della CO2, perché anche il gas CO2 ha un effetto sullo sviluppo e sul rendimento della pianta. Questo è quando la pianta è quasi matura, vengono raccolte e poi essiccate al buio per mantenere inalterate le proprietà. Qua dalla destra si vede come vengono poi separate le componenti della pianta, i pacchetti, la parte legnosa viene scartata, la parte centrale, la parte utilizzata è la frazione dei fiori, la parte centrale nell'immagine a destra,
e a sinistra ci sono le foglie che possono essere comunque sfruttate perché contengono a un livello molto più basso comunque i cannabinoidi, possono essere estratti con dei solventi e poi concentrarli, come ad esempio qua sotto vedete con un impianto che consente di recuperare anche dalle foglie il cannabinoide e ne fa un concentrato che può arrivare anche al 70-80% di cannabinoidi. Questa invece è l'analisi del Sativex, di quel farmaco che vi avevo menzionato prima, che è costato 100 milioni di sterline e che ha richiesto circa 8-9 anni di studi, ricerche per fare le prove, di verificare. E fondamentalmente ci sono i due composti prevalenti della canapa, che noi troviamo anche nei nostri materiali, che sono il CBD e il THC. Discorso dei costi, qua è un'immagine di un collega che ha fatto una verifica per confrontare quanto varia il prezzo per una dose di un principio attivo usato per controllare il dolore e ha considerato che se noi facciamo il tè con la cannabis oppure usiamo il Marinol o il Tronabinol, che sono i farmaci di sintesi, quelli registrati dall'azienda farmaceutica, o il Sativex, vediamo che il prezzo varia con il tè, per cui mettiamo un infuso e facciamo un tè, con 0,25 euro abbiamo una dose con 10 mg di principio attivo. Per avere sempre gli stessi 10 mg col Marinol spendiamo 27 euro, col Tronabinol 9, dal Sativex ogni dose viene a costare 7 euro, e se noi usiamo la cannabis in ultima a destra, 0,5, vi rendete conto che c'è un bel salto di prezzo. L'analgesico sintetico chimico viene a costare 1,2 euro. Questo è un modo di assunzione, uno dei vari modi di assunzione della cannabis, cioè quello attraverso la vaporizzazione. Il grafico rappresenta ciò che avviene nel sangue quando c'è l'assunzione come fumo, cioè quello che è classicamente il modo di fumarlo per uso ludico, cioè farsi le sigarette, farsi le canne, oppure vaporizzarlo, cioè il principio attivo non viene ottenuto e inalato dopo combustione e perciò sovrariscaldamento e bruciatura del materiale, viene solo portato a una temperatura di circa 190-200 gradi, tali da far trasferire il principio attivo in una fase di vapore che viene accumulata, tipo una nebbia che viene accumulata nel sacchetto di plastica. Questa alla parte terminale è una valvola, si stacca dal generatore di aria calda che consente questa vaporizzazione e il paziente inala una, due, tre volte in funzione di assumere una certa quantità, sia che venga fumata sia che venga assunta con il vaporizzatore, nel sangue si raggiungono concentrazioni analoghe, per cui è sicuramente molto più salutare usare il vaporizzatore perché non abbiamo tutti i prodotti di combustione che derivano dalla bruciatura della materia vegetale, perché viene solo riscaldata, e invece quando fumiamo una sigaretta, come è intuibile, abbiamo tutto il resto, il catrame, gli altri gas tossici, i derivati della bruciatura della carta e tutto quanto. Per cui ovviamente quando vi dite ma chi è che pensa di... Nessuno pensa di suggerire a un malato di farsi delle sigarette o fumarsi delle canne. Era un modo per banalizzare oppure per screditare la terapia a base di cannabis. Ci sono già delle soluzioni, quello è un apparecchio, è un device che ha ottenuto la certificazione come strumento uso medico e certificato, per cui è proprio l'equivalente di un vaporizzatore che potete affittare in farmacia quando volete fare l'aerosol, insomma non è niente di particolare. Per cui la soluzione c'è, ci sono altre soluzioni come quelle di fare una tisana, cioè mettere a bagno e bollire per 15-20 minuti il fiore della cannabis, in questo modo si ha un processo di estrazione non sotto forma di gas ma nel liquido e poi si assume la tisana a seconda della dose che si vuole, dell'effetto che si vuole ottenere. Qua è la verifica, c'è uno studio proprio recente in cui hanno misurato, controllato quali sono i composti che vengono assunti e hanno dimostrato in maniera inconfutabile che il sistema è sicuro ed è molto più salutare di qualsiasi altra cosa.
Qua noi per legge potremmo utilizzare come farmaci i tetraidrocannabinoidi, per cui chi dice che la cannabis, i derivati della cannabis non sono ammessi, dice una castroneria perché è previsto nell'articolo della 309-90. Questo era un conteggio che ho recuperato dai canadesi, che sono anche questi un altro paese ben a un buon punto di civilizzazione, secondo me, perché hanno raggiunto un sistema di cura dei pazienti che hanno bisogno della cannabis, che lo stanno anche loro perfezionando. Inizialmente avevano dato la facoltà ai malati stessi di prodursi autonomamente la cannabis, però hanno visto che questo creava grossi problemi di controllo e di verifica, per cui adesso stanno pensando di autorizzare un numero ristretto di produttori controllati e verificati, e queste aziende hanno fatto i loro conti per dire se conviene o no imbarcarsi in questo progetto. Un paziente è considerato in grado di consumare circa 1,5 kg di cannabis sotto forma di fiori secchi all'anno, a costo di medio che loro prevedono di $10 al grammo. Con i numeri che attualmente già consumano cannabis in Canada, si arriva a un giro d'affari di $750 milioni. In Italia avremo una popolazione doppia del Canada. Il paziente spende $15,000 l'anno? Sì. Considerate che un malato di sclerosi multipla al mese costa $1,5 milioni in Italia con le cure attuali. No, è quello che costa, ma anche la cura tradizionale, voglio dire, se io per un malato di sclerosi multipla adesso con interferone, immunoglobuline, spendo 1,5 milioni, sono 15 di più, 17.000 euro all'anno. Lei provi a vedere, io ho un amico che si curava prima con i farmaci tradizionali per la sclerosi multipla, si è preso diversi tumori, aveva il diabete, ma stava da cani, era quasi costretto, nonostante facesse tutte le sue cure tradizionali, alla carrozzina, non riusciva più a lavorare, non era autonomo e stava diventando una persona, come si dice, invalida totalmente, al 100%. Questo si chiama Stefano Balbo, è in Facebook, potete vedere e leggere la sua storia, è membro dell'associazione Cannabis. Lui costava alla sua AS tra i 1.200 e i 1.300 euro al mese. Con la cannabis che adesso riceve da loro, Bedrocan, che è un altro tipo, lui non ne consuma probabilmente un chilo, viene a costare €500 al mese. E lo andiamo a importare dall'estero, cioè se la facessimo in Italia probabilmente costerebbe ancora meno. Però lui ha buttato via tutto il resto e si cura solo con la cannabis. E sta molto meglio di prima e lavora. Ha ripreso ad avere una vita normale, non è in carrozzina, e dal suo punto di vista ha recuperato 7 anni della malattia. È come se avesse avuto un recupero equivalente a 7 anni, e questo è visibile, cioè non sono chiacchiere, ma non succede solo a lui. Una domanda, i dati sono corretti, effettivamente la legalizzazione porterebbe con la medicalizzazione costo per grammo di 10 euro, di $10 al grammo. Sì. Quindi un paziente si troverebbe a dover spendere circa... No, deve spendere lo Stato, non il paziente. Sì, ho capito, però siamo sempre nell'ordine di 15.000 euro o dollari sì. all'anno. Sì. Quando viceversa mi sembra che lo stesso farmaco che si costruisce se ne potrebbe costruire anche 3 segni, anche continuare a essere costo per la terza. Non sono d'accordo, dopo finiamo il discorso, infatti è completo. In Olanda attualmente erano partiti con 40 kg l'anno, ne fanno già 450 e sono 13 milioni di abitanti, per cui dove hanno iniziato prima si vedono alcuni risultati e stanno trovando riscontro tra i pazienti, e in Olanda prevalentemente o stanno iniziando le assicurazioni, che sono delle casse mutue, gli pagano la cura a base di cannabis, quindi il paziente non ha da sostenere questo costo. Questo è quello che abbiamo lì a Rovigo, ma no, fate finta di non averlo visto. Altro aspetto dei cannabinoidi, qua non ci capite molto perché sono dei simboli che non dicono niente, ma
queste 8-12 molecole, cioè quei disegnini con tutti, sono varianti o naturali, completamente naturali, o leggermente modificate in laboratorio per indurre o per capire qual è il punto più attivo e più importante della molecola che dà l'attività per contrastare, ad esempio in questo caso, lo sviluppo dei batteri. Nella tabella in basso vedete che ci sono a fianco a compound, che vuol dire composti, che sono le sigle dei cannabinoidi che ci sono sopra. A destra ci sono le sigle SA1199BRE, quelli sono sigle che identificano dei ceppi di Staphylococcus aureus. Questo è un batterio che anche in Inghilterra, ma anche in Italia, causano morte per setticemia. Cioè arrivano come il primo, ad esempio, nei confronti dell'antibiotico, le ultime tre righe in basso della tabella rappresentano il nome di tre antibiotici diversi: norfloxacina, eritromicina e tetraciclina. La prima colonna, ad esempio, è resistente, servono 32 microgrammi per millilitro della norfloxacina per ucciderlo, per bloccarlo al 50% del suo sviluppo. Ma c'è, ad esempio, il ceppo identificato con XU212, il terzo, al centro della tabella, che servono più di 128 microgrammi di eritromicina e anche 128 di tetraciclina, non lo controllano, non lo uccidono. Cioè significa che sono delle dosi che ormai non sono più efficaci, ecco. Questi batteri, se noi non abbiamo un'alternativa per ucciderli, ammazzano il paziente, cioè muore per setticemia. Allora, no, se verifichiamo questi ceppi, la sensibilità nei confronti degli antibiotici è estremamente alta la dose che dobbiamo applicare. Ad esempio XU212, il terzo è sempre lì nel mezzo, con solo 0,5 microgrammi ml del composto che è identificato con ABN-CBG, che sarebbe abnormal, cioè una leggera modifica del cannabigerolo, ma poi sopra nella prima riga un microgrammo, cioè 128 volte meno concentrato della dose dell'antibiotico, con questo CBG riusciamo a neutralizzare il batterio. Cioè questa è la dimostrazione che quando gli antibiotici hanno finito la loro azione e diventano inefficaci perché il batterio diventa resistente, con i cannabinoidi non potremo avere un'altra alternativa, un altro modo di controllarli. Questo è stato un risultato molto stimolante, molte persone si sono interessate a questo aspetto, perché sta diventando un problema molto serio quello della resistenza agli antibiotici. Considerate che un terzo della popolazione mondiale è affetta da tubercolosi, ovviamente non da noi, ma Africa e paesi in via di sviluppo, e i ceppi della tubercolosi stanno diventando resistenti a quasi tutto, non abbiamo più strumenti per combatterlo. Per cui, se leggete un attimo i numeri, sono 8 milioni di persone sviluppano la malattia, 2 milioni muoiono ogni anno, proprio perché non abbiamo più, o in questo caso in molti paesi non hanno proprio le cure, ma dove c'è la possibilità di curarli, poi interviene il problema della resistenza agli antibiotici. Un altro aspetto dove c'è la resistenza, e si sta riscontrando sempre più frequente, è nel caso dei batteri che causano o sono corresponsabili, ad esempio, dell'acne, che sarà una banalità, ma per certe persone diventa un problema serio e grave. E vediamo che sono il batterio coinvolto nell'acne, nel 72% dei casi è resistente all'eritromicina, oppure anche alla clindamicina. Cioè, è un problema serio, ad esempio per i giovani, i ragazzi, devastati dall'acne, non è un problema di poco conto. E almeno per un uso superficiale con una crema sarebbe quasi ovvio utilizzare i cannabinoidi invece che abusare degli antibiotici, che ormai non servono più a niente. Questi sono dei test che ho fatto in casa con, sfruttando parenti o cose. La keratosi, sono quelle, alcuni ritengono siano delle formazioni precancerose,
talvolta è necessario, se crescono molto, di eliminarle con l'azoto liquido, che è come bruciarle col fuoco vivo. L'azoto, nonostante sia meno 196 sulla pelle, è come se fosse una brace, e talvolta non basta un trattamento, bisogna ripeterlo. Qua era stata applicata a partire dal giorno 5, come era, diciamo, all'inizio, a dopo 46 giorni è sparito completamente, solo applicando delle goccine in estratto di cannabis. Qua non si vede, ma vi assicuro che la metà faccia a destra era trattata con una crema a base di cannabinoidi e l'altra metà, dove si vede il brufolino rosso che è costante fino al 21esimo giorno, non era trattato. Per cui vedete l'ultima, che è quella più evidente, era scomparsa quasi totalmente la pustula e l'infiammazione nel giorno 21esimo. La metà faccia di destra era quella trattata con la crema e cannabis e l'altra metà non era stata trattata. Per cui quel discorso che vi facevo anche, sarà un fatto estetico, sarà un fatto banale, ma ad esempio in questo caso la dermatite atopica, anche questa è una cosa verificata di persona, sulla mano di sinistra, là in piccolo, qua ingrandito, c'erano delle lesioni simili al controllo, quella di destra, e qua invece è stata applicata la crema, e la dermatite atopica, l'eczema, è una cosa che è abbastanza frequente, è coinvolto il sistema immunitario, legato all'alimentazione, e talvolta quando prende nelle mani può essere poco significativo, importante, ma talvolta è sulla faccia, sulle parti esposte, può diventare motivo di ulcerazione, prurito e anche ovviamente più grave di questo. Con una crema si potrebbe stare meglio. Io ho finito, ho abusato della vostra pazienza perché le cose... E non ho parlato di alimentare perché sennò sarei stato qua un'altra ora e mi avreste sparato. Per cui magari in una prossima occasione, se vi interessa l'aspetto alimentare, c'è da dire quasi la stessa quantità di cose oppure anche di più. Grazie della pazienza. Io ho utilizzato per questo video un video amatoriale, un video che ho trovato su internet, che il video è M4 Victory ed è originale, e ne ho tratte delle immagini che però rappresentano e si conformano a quello che noi facevamo esattamente in quegli anni, quindi lavorando tutta a mano come avevate visto. Stigliando in questa maniera piuttosto che con delle macchine, diciamo così, che erano apparse solo negli ultimi anni, dopo l'anno 50. In America nel 30 lavoravano così, vedete che sono già iniziate le macchine, iniziano le macchine per la raccolta, trainata da trattori e cose di questo genere. Noi eravamo troppo poveri all'epoca per poter investire in agricoltura, quindi queste macchine proprio non le abbiamo neanche viste. Però, ecco, per esempio questa qui, vedete, è una mietilega che noi conosciamo così, che è stata opportunamente a suo tempo modificata per fare poi la raccolta automatica e che i fasci andavano in macerazione. Gli americani però avevano già incominciato a capire che era ora di cambiare, o quantomeno il mercato gli imponeva di cambiare alcuni aspetti delle cose, e proprio in quegli anni iniziano a fare la ricerca per la macerazione in campo, o macerazione fiamminga, che è il metodo di lavorazione del lino, e quindi incominciano con queste macchine a fare le prime andane, proprio perché nell'ambito dell'epoca 39, 40 e 41 l'America, che era un grossissimo importatore di fibre, non le riceveva più a causa dell'invasione delle Filippine a causa dei giapponesi. Le Filippine, perché da là veniva la famosa Manila, che era una fibra da non confondere con la canapa, che è una fibra che viene dall'albero della banana. Ecco che
Nel 40 gli americani cominciano a fare i primi esperimenti per la macerazione in campo, ecco qui si vede che incominciano a rivoltare bandane in modo tale che potessero essere macerati tutti gli steli. Chiaramente cambia anche un pochino la richiesta, perché con il benessere americano, eccetera, il cotone comincia a venire in su, le fibre che si ricavano sono, diciamo così, solamente per prodotti di carattere piuttosto industriale. Il tessile viene comunque abbandonato dagli americani, mentre noi nel 40 ancora ne avevamo da fare, perché maceravamo ancora i cuori. Ecco che il processo di macerazione comincia a essere consolidato, anche gli steli, come vedete, sono tutti già di una certa misura, molto sottili, non più tanto alti, e proprio in quel tempo si consolidano le parti, diciamo così, agronomiche, in cui si comincia a capire che coltivare per l'industria presuppone un certo tipo di necessità. E quindi questa necessità viene proprio anche nel filmato. Vedete, gli steli di destra con gli steli di sinistra non vanno certamente d'accordo, uno per ottenere fibra, l'altro per ottenere altre cose, ecco che sono già diversi. Noi queste cose le diciamo oggi solo, attenzione. Ecco, qui ci sono esempio di macchine, no? Che ancora oggi risulterebbero valide, insomma. E proprio noi facciamo degli esperimenti, facciamo dei progetti dove queste macchine sicuramente ci farebbero comodo, anzi da noi molti, molto spesso falliscono proprio per mancanza di queste innovazioni meccaniche. Ecco, qui è un esempio proprio della situazione qual era. I fasci raccolti venivano portati all'interno dei centri di stigliatura. Noi oggi in Italia non abbiamo un centro di stigliatura, non c'è più, ce n'erano uno, è chiuso, adesso c'è solamente quello di Asso Canapa, che è una macchina. Ecco, vi prego di notare questa macchina e queste sequenze, perché servono per dopo. Questa qui è una macchina, è una stigliatrice a rulli, è una macchina per l'estrazione del lungottiglio. Vi prego di notare proprio queste immagini che vi serviranno dopo. Ecco, nel 58 al 98 da noi la canapa sparisse, un po' per spinta di carattere politico, un po' per spinta anche di marketing. Cresce il cotone, arriva quello che è, che noi diremmo la plastica, il sintetico, e dove va a finire? Va a finire oltre Cortina, sotto l'influenza del mercato del Comecon. L'Unione Sovietica ne fa un punto di forza e incomincia a fornire queste macchine a tutti i paesi dell'est, Jugoslavia compresa, che lavorano canapa all'infinito. Da noi muoiono aziende, qui per esempio una tra le tante grandissime, la Brevetti Bolelli, che il signor Bolelli abita qui in via Battindano, tanto per essere chiari, la Marzoli, eccetera. Queste qui muoiono tutte perché non c'è più la necessità, cambiano decisamente le cose. In più il discorso della canapa, che dal 58 è sostanzialmente, diciamo così, avversato un po' dalla parte politica. Negli anni 2000 inizia nuovamente a riparlare, e quindi si incominciano a fare degli esperimenti per cercare di portare la canapa nuovamente in uso. Questo qui è uno dei migliori esempi di raccolta primaverile della canapa per riuscire a fare del prodotto industriale. Però cosa succede? L'industria automobilistica, che è la maggior cliente della fibra, in pratica rifiuta il prodotto che viene da questo tipo di, di, di,
di coltivazione perché risulta sostanzialmente ancora non perfettamente pulito, perché manca tutta la macerazione e molto spesso è sporco di chenaculo, quindi lo rifiuta e cosa fa? Va a cercarsi la fibra dal sud-est asiatico, dove la lavorano così. Io vi prego, fate un attimo d'attenzione a questo filmato, che questo è Kenar, e Kenar che viene macerato preso, messo giù, ma bisogna notare come la lavorano. Questi sono filmati, è un filmato di oggi, insomma, è un filmato di poco tempo fa. E quindi il solo pensiero di veder lavorare questo prodotto in questa maniera, un no comment di quelle della televisione, basta e avanza, insomma. Stanno pelando a mano quello che poi viene venduto, e vedrete, ho riportato i prezzi un po' più avanti. Questa è una lavorazione che immaginate che cosa si prova lì, insomma. Questi signori prendono 80 centesimi al giorno e sono i nostri concorrenti, della fibra, perché tra Kenaf, che loro non riescono a produrre perché non producono canapa, perché è troppo costosa e poi ha delle problematiche eccetera eccetera, proprio per il famoso THC che farebbe bene anche a loro forse, e questi signori sono praticamente dominati da una specie di mafia che raccoglie il prodotto ancora prima che venga coltivato, insomma ce n'è di tutti, ce n'è di tutto e di più. Però ecco, questo qui è il nostro grande concorrente che ci vende il prodotto a questi prezzi. Il prezzo delle fibre pulite, vedete la parte sopra, non parliamo delle prime due voci dove c'è scritto White e Tossa, perché si riferisce all'aiuta. L'aiuta a noi non interessa, non riusciamo a competere, non viene dal nostro paese, però quello che è il nostro maggior concorrente, come canapa intendo dire, è l'Hibiscus, il Meshta, il Kenaf, che il dizionario del tessile nostro italiano lo definisce la canapa del Sia, c'è una differenza di fragilità, un po' più di lignina. Ecco, 54 euro la parte di sopra, mentre la parte, diciamo così, più povera, la parte del piede, viene 40 euro per 100 kg. E arriva da noi in valle a questi prezzi qua. Il prezzo c'è in nero, quindi 124 euro la balla più 24 euro di trasporto fa circa 150 euro ogni 120 kg. Questa qui è la parte speciale, l'ordinaria è quella che viene acquisita dall'industria automobilistica, quindi siamo a 600 euro la tonnellata in valle, franco, un porto europeo, italiano, poco cambia. Ecco, adesso noi, in funzione di quello che avete visto, cosa dovremmo fare per ripristinare questa nostra filiera, che teniamo tutti quanti per tantissimi motivi. Quindi dobbiamo cercare di sfruttare tutto quello che è l'insieme di tutti i derivati che vengono da questa pianta. Ecco qui un conto economico di quello che potrebbe essere il risultato. Questa è un'ipotesi di una varietà di canapa monoica, un'ipotesi, non è detto che ci sia, cioè c'è, perché questa è la media di tante varietà che io ho immaginato, dove c'è il 23% di fibra a 650 euro la tonnellata, ogni ettaro darebbe circa 1196. Abbiamo un grande vantaggio oggi, che c'è una valorizzazione di quello che è il chenaculo, cioè quello che a Bologna lo chiamiamo lo stecco, e
viene valorizzato a 300 euro tonnellata, e se riusciamo ad avere queste tre cose, noi riusciamo a produrre per 3.300 euro per ciascun ettaro, dei quali 40% andrà alla parte agricola, 60% alla prima lavorazione, che oggi è, diciamo, forse non c'è ancora. Ecco qui una delle ipotesi di lavoro. Questo qui è un discorso che è orientato a mostrarvi che esistono le macchine per raccogliere, per fare tanti lavori, e questa è una varietà, come vedete, raccolta per fibra. Vedete, la densità di semina è decisamente alta. Questo, la macchina la prende, la taglia, la mette in andana, vedete come verde, quindi è appena passata la fioritura, diciamo così, il momento buono per raccogliere. E queste varietà, che io sono partigiano, una delle quali il dottor Grassi è uno dei promotori qua in Italia, esistono questi tipi di varietà, però, come ho detto prima, sarebbe da cercare una varietà che possa dare anche i vantaggi della raccolta del seme, non solo quello del chenapico o della fibra. Soprattutto una monoica che possa avere un THC sotto controllo, se non zero, in modo tale che diventi una libera coltivazione. Vado avanti perché sennò vi faccio tagliare tutto il campo. Però vedete come va, Qui non c'è la raccolta del seme. Adesso vi faccio vedere come potrebbe essere la raccolta del seme e la messa in andana. Ecco, questo qui, anche di questo esistono le macchine. È la stessa macchina modificata. In questo caso è una macchina che viene dai paesi dell'est, dalla Russia in particolar modo. Loro non hanno mai abbandonato la parte, diciamo così, di macerazione in acqua, quindi la macchina era combinata per fare raccolta del seme e legatura del fascio, perché poi andava a finire nel macero. Ma vedete, lo metto è sopra, adesso se avete un attimo di pazienza, che sta facendo i sacchetti del seme. Quindi è una macchina che batte alla fine della fiera. Batte, ci si mette sul dispositivo per fare l'andana, e se raccogliamo, ipotesi, il seme a settembre, come a settembre, prima settimana di settembre, si fa l'andana e si fa la macerazione in campo. Dopodiché si raccoglie tutto il prodotto macerato in campo e si ottiene la fibra industriale, o la fibra lunga, meglio la fibra lunga, e il chenapico, che adesso vedrete come. La macchina può essere dotata dell'andanatore che abbiamo visto prima, che si toglie la parte che fa la legatura. Vedete, lo metto, c'hai il sacco dei semi, insomma. Tutti quei semi lì servono solo per un'altra produzione o non servono per altre cose? No, serve per l'olio. Per l'olio, per fare degli altri estratti o quello che... Non per il seminario. No. Il seme da seminare bisogna che lo faccia il dottor Grassi, perché sennò senza i cartellini non si va da nessuna parte. Dico bene, dottor Grassi? Deve essere certificato. Vado avanti perché è un po' lunga. Vi ricordate la macchina che abbiamo visto nel 42? Questo qui è una linea di stigliatura per ottenere la fibra estremamente pulita, segue i concetti delle macchine del lino, cioè di quelle macchine che erano anche a Comacchio, però lavorano lo stelo intero, 2,50 m. Il processo è esattamente lo stesso, solo che questi impianti hanno delle turbine che puliscono da 1,3 m di diametro, mentre il lino ha delle turbine, ricordate l'ometto che raccoglieva nel 42? Quindi i russi cosa hanno fatto? Hanno copiato, hanno avuto il coraggio di copiare, hanno portato avanti la loro automazione seguendo quello che era già stato fatto, niente di più, niente di meno.
E quindi diciamo che questa fibra qua che esce da lì, che è la fibra lunga, è perfettamente pulita, è a canapolo zero, quindi sarebbe vendibile perfettamente all'industria dell'automobile. Altri sistemi no, non si riesce a pulire con altri metodi, ci abbiamo già provato in tanti modi, ma è molto difficile per andare nell'industria dell'automobile, per fare dell'isolamento termoacustico sì. Ecco, questo è il salvatore della filiera, il fatto di valorizzare il chenapolo in questo modo, questo è un esempio per fare dell'intonaco prodotto validissimo, questo sono dei ragazzi per esempio di Equilibrium, questa è la macchina che stanno seguendo loro, valorizzano il chenapolo a 300 euro la tonnellata, sono i 2/3 del raccolto e viene valorizzato spruzzandolo così, oppure il solito discorso viene messo per fare gli intonaci, insomma, in lettiera, però il prodotto si vende solo se è così, solo se è imballato, se non teme l'acqua. Quindi il fatto di considerare la raccolta della canapa, la filiera della canapa va interrotta a prodotto finito, non può interrompersi prima, perché altrimenti i ricavi non ci sono. Ecco, un altro prodotto che potrebbe essere fatto con tutte le fibre di scarto, potrebbe essere un prodotto come quello che vedete per fare le pacciamature. Immaginate un attimo se riuscissimo con un semplice così discorso di carattere politico a spingere un prodotto di questo tipo al posto di quel fottutissimo tellone nero di plastica che molto spesso viene messo sotto il terreno. Questo è un prodotto che viene messo sulle piante al posto di questo telo nero, resta lì, ci sta 2 anni, poi dopo viene messo sotto come ammendante. Basterebbe far pagare la tassa per il riciclaggio all'acquisto e tutti andrebbero a comprare quello costa 1,50 euro al metro quadrato, quindi non costa neanche tanto di più, 30% in più del telo nero. Oppure, vabbè, questo è il tipico pannello da intermuro, fatto di canapa e poliestere, 15% di poliestere, ed è uno dei cavalli di battaglia di alcune aziende che adesso però non ci sono più. Ecco, quindi in conclusione cosa dovremmo andare a cercare? Dovremmo andare a cercare dal dottor Grassi una pianta che possa darci nella nostra zona, che è una zona tipica, seme e paglie, le paglie per riuscire a fare questi discorsi e riuscire in questo modo con i 3 prodotti ad essere competitivi con le sole fibre che arrivano dal sud-est asiatico, cercare di avere un ritorno economico indipendentemente dagli aiuti statali, se ci sono bene, se non ci sono bisogna che la filiera stia in piedi lo stesso, perché altrimenti muore col finire delle sovvenzioni. Diciamo che ci sarebbero tutti i presupposti, purché venga utilizzato attrezzature e macchine appositamente studiate per la canapa, non andare a prendere delle macchine fatte per altri prodotti, mi riferisco al lino, e farle funzionare, e inventarsi una canapa che si chiama BBM per farla passare nelle macchine. Questa era una cattiveria, però la dovevo dire. Ho finito.